Ciao. Ok, Ciao. evidentemente si sente. Perfetto, buonasera. Ciao. E mi perdonerete? No, che sistemare io? L'ho sistemato io. L'ho messo io, Enotria, Enotria coso, ci ho perso 5 minuti perché non mi ricordavo come si faceva. Infatti avrei cominciato scusandomi. Ma che dava demo? Se ho messo Enotria e poi ho fatto fine su quella disgrazia. Vabbè, comunque l'importante è che siamo tutti a posto, tutti regolati. Tutti in ordine. Buonasera e ciao. Ho già detto ciao. Continuiamo su Enotria. Ci siamo lasciati ieri sera. Io ora mi sono liberato, quindi posso dedicarmi completamente a Enotria. Ho liberato nel senso che ho concluso ieri, no, oggi Deathbound, volendo avrei potuto fare una seconda run per platinare, ma non penso che lo farò, perché detto fuori dai denti non penso che Deathbound si meriti una seconda run. Beh, non è questo il discorso, però facciamo un'overview abbastanza pulita. Come dicevo, ora posso dedicarmi completamente a Enotria per immergermi completamente in quello che è l'esperimento. Ci siamo lasciati ieri, appunto, che siamo arrivati nel borgo pittoresco di Quinta, e adesso da qui ripartiremo. È un'attività abbastanza. Impegnata da parte mia, perché non, nel senso, cioè, non è impegnata, se sto a giocare a PlayStation. Però è strano che io per così tanto tempo, per così tanti giorni di fila, mi ritrovi a streamare, però è una cosa che ultimamente mi sta dando gusto, quindi ripeto, sono in un momento in cui nella mia vita non dico di no, mi perdonerete un attimo, voglio andare a fare. No, forse non è necessario. Forse possiamo tranquillamente tenere sul telefono sta roba, così vedo anche la chat, se qualcuno scrive. E a posto. Juventus Napoli, c'è Juventus Napoli. È arrivata la notifica. Allora, stavo dicendo, ieri ci siamo, abbiamo cominciato a esplorare il borgo di Quinta, abbiamo ritrovato Pulcinella anche su quella torre, penso quella torre lì, quella con la finestra qua. Non so per quale ragione, non ci ho dato peso in quel momento, poi ci ho pensato questa mattina, ho detto ma è strano che mi ritrovi un personaggio in quella zona, perché quella zona? E niente, questa non si apre da questo lato. Perfetto. E abbiamo potenziato la spada, altra cosa che abbiamo fatto ieri. Di questo sono abbastanza soddisfatto, quindi ora con la dovuta calma e l'attenzione che si merita. Altra cosa che abbiamo fatto ieri che mi ha dato piacere è stato il fatto di no, quelle in basso a destra. Queste abilità mi avevano permesso di infondere la spada di vari elementi, cosa che mi sarebbe stata utile, pensando sempre questa mattina, su per sconfiggere quel criminale taglialegna che mi ha ucciso 2 o 3 volte ieri. 2 o 3 volte, perché 2 o 3 volte sono andato lì. Se poi è andato 4 o 5, no, avevo ucciso 4 o 5. Facciamo un po' con gli splendidi. E quindi niente, avrei voluto tornare lì, ma penso che forse sì, c'era il viaggio rapido già.
Sì, c'era il viaggio rapido, mi sto confondendo, ma adesso mi sto confondendo sempre con Deathbound, no, infatti c'è il viaggio rapido, ma adesso finalmente posso dedicarmi semplicemente a questo. Quindi se io vado sul campo degli albori, poi andiamo anche, perché mi sono ricordato che dietro quel taglialegna sembrava esserci una strada. Ora, era un taglialegna che aveva il potere del vino. Quindi io devo usare il vis, scusa, dell'ebbrezza. Quindi io devo usare il potere del fatuo. E il fatuo ce l'ho su. Per me vis, a grazia, scagna in linea retta. Evoca un'arma inastata di ardore permeata di fatuo e sterra un potente attacco pesante. Sul 4. Io ho un'abilità di fatuo che ora andrò a tirare sulla capa di quel pezzo di merda che ieri mi ha masticato una volta di troppo. In tutto questo io non mi aspetto di essere oltre maniera performante, perché appunto non è questo la caratteristica su cui il mio gioco si fonda. Devo anche riprenderci la mano, ma 4. Ma 4 nel senso che me ne dà 4? Qui c'era il tizio che lanciava i sassi dal cavalcavia. Per dire che è ambientato in Italia questo gioco. Questo l'ho shottato, prima non lo shottavo. Fa sempre piacere vedere questa cosa. Questo è questo che diceva qualcosa. Buttato tutta la stamina addosso. Ok. Minestrone, sto facendo questa cosa per caricare l'abilità, eh. L'abilità si carica con i colpi, non mi serve ucciderlo. Poi voglio vedere che cazzo c'è di là. 2, 3. Ok, è pronta. 9, adesso perché mi sta dando 9 pezzi, ma scusa 2 secondi, eh. Non mi ricordo minimamente quando ho preso questa roba. Questa sì. Vecchia forchetta, questa è il pesto miracoloso. Dov'è? Il pezzo di maschera. Qui ci sono abilità, queste abilità. No. Pezzo di maschera del taglialegna. I frammenti de. No, ne ho due di questo, ne ho 28 di questo. I frammenti della maschera che appare nel temporale di giardiniere. È possibile ricreare raccogliendo un numero sufficiente. Ah, ok. Quindi io posso farmare questi disgraziati per avere la loro maschera. Giardiniere mi sembra abbastanza triste. Il taglialegna invece mi sembra abbastanza incazzato, però almeno c'è la barba. Mi assomiglia anche un po'. 28 su 100. Tra l'altro, cioè, chi mi dice quante ne servono? Non si sa. Andiamo a litigare col tizio. Utilizzerò un'abilità che non ho mai utilizzato. Eccolo lì, vedi, quella lì dietro è una strada. O si ferma a Aucas. Ci si curava con triangolo qua. Vediamo un po' quanta portata ha questo attacco. Avviciniamoci un po'. Quando il nemico è stato di empietà, infligge più danni elementali. Tuttavia potrai curarti infliggendo danni. Più il tuo approccio sarà aggressivo, più ne avrai vantaggio. Su un nemico empio. Cosa la scopro adesso? Madonna, mi fa mezza vita. Ma perché è ubriaco? C'è sempre quel secondo attacco che mi fotte. Comunque no, è ancora troppo duro. È ancora troppo duro. Questa roba qua non è. Mi infondesse l'arma, sarebbe utile. Ma adesso che ci penso, io avevo modo di infondere l'arma.
con le abilità che c'erano su qua. Mi serve infondere l'arma. Qui mi faceva, vedi, slot 1, grazia. Slot 3, fatuo. Quindi mi conviene. Tra l'altro, io qua sto postulando che lui sia debole al fatuo. Però mi sembra di sì. Dovrebbe essere di elemento vis. Quello lì c'aveva il calice. Io si metto. Quindi se metto. Se lavoro sul corredo. Per mettere quella che ho sul 4, sul 3, squarcio funebre, voglio sul qua, perfetto. Adesso dovrei infondere la mia arma di fatuo. Facciamo un altro tentativo, ma poi, cioè, se vediamo che non è fattibile, io non voglio sbatterci la testa, sono per l'approccio Sun Tzu io. Non per non sono quel tipo di giocatore che va sulla performance quanto sulla preparazione dell'azione, ecco, perché non sono così bravo sulle performance. È comunque una parte della conoscenza di sé, nel senso, se io è come a calcio, cioè se sono un difensore non posso andare a intestardirmi sui dribbling, no? Perché non è la mia cosa. 3, 4, papia. A proposito, c'è un modo per salire qua a sinistra? Perché qui c'era uno nascosto lì dietro, vero? Va bene, i 200 metri che hai fatti. No, non c'è un modo per salire qua a sinistra. Perché avevo visto che c'era un sentiero di qua, ma non ci arrivo mai. Mi sembra abbastanza chiaro che non sia inteso che io passi di qua, almeno per il lato alto. Ma io farei prima quello che mi lancia i sassi, perché... Uno. Orca puttana. Mi dimentico sempre che di shot. Zio, dobbiamo litigare. Ah, vabbè, tanto non mi servono 6 pozze su quello. Non, perché o muoio prima o vinco prima. Non ho intenzione, non conto di usare 6 pozze per tra l'altro da quando non sei ne avevo 5 prima. Lento l'attacco in ok, riproviamo. La situazione è ben diversa. Sì, ma non prende comunque un cazzo di danno. Questo era un riposte. No. Come ci si cura triangolo? Vaffanculo! Ok, 20 pezzi di maschera del taglialegna. E qual è la mia ricompensa? Questo mi sarebbe servito prima. La mia ricompensa è un bel ca... No? Lì c'è qualcosa e mi fa piacere vedere che la strada si chiuda subito, perché vuol dire che non sarà ulteriormente esplorabile. Mamma mia, non avevo visto che avevo poca vita. Ok, spezie sfuse. Tutta sta cagata per delle spezie sfuse? Mi aspetto che sia qualcosa di molto importante. Sarà una merda. Aumenta il potere di ardore per una lunga durata. L'arte di cantare mentre si prepara pietanze ha dato un buon riscontro
in tutte le testimonianze. Sembrano proprio delle spezie, non vedo nulla di notevole. Ok. Stavo guardando i cadaveri per vedere chi cazzo era che è morto per le spezie. Lui, evidentemente. Qui c'è il nodo, il noodle. Lì c'è i tizi che parlano. Va bene, perfetto. Questo me lo sono cavato di sfizio. Posso anche salire di livello, mi ha dato un sacco di... Tutto sul danno. Tutto sul danno, ora voglio puntare sul danno. Facciamo almeno 20-20 combattente assassino e poi ragioniamo su tutto quanto. Spiazzo inferiore di quinta. Dice proprio quinta, no? Ma tutto parte di quinta, quindi evidentemente quinta non è solo la città, ma è proprio la contea, il terreno. Ok. Ciao, fenomeno, Sotternetta. Qui si può potenziare ulteriormente la mia spadiscia. No, me ne servono altri due. Tra l'altro non sono sicuro di stare facendo un buon investimento su questa roba, però appunto, cioè, per dire, se non avessi fatto dissoluzione su quello lì non l'avrei ucciso. Anche con l'elemento, col danno elementare. 3, 4, 5. Cioè, sì. Non ha senso contare i colpi quando sono più di 3. Facciamo 4. Mi piace un sacco il doppiaggio in italiano. Cioè, il fatto che sia un doppiaggio originale mi dà veramente gusto. Il cane gli facciamo rompere questa roba e poi lo rompiamo noi. Questa zona l'avevamo esplorata tutta. Dobbiamo andare di qua. Però di qua ci sono stato. Perché era rimasta la barra della vita su quella? Ok, fatto, io sono ubriaco. Sta tutto ombriaco, vabbè. Lì c'era il tizio che abbiamo già fatto. E qua c'era invece L2R1, il pestone di ardore, a litigare con l'arciere di merda. Gli arcieri di merda mi prendono sempre. Ah, ho le difese abbassate perché sono ubriaco. Ok. Questa è tutta zona inesp. Ciao. Sì, no, però chi è che mi sta sparando? Zii, non funziona così. Sparano da dietro. Sì. Allora, qualcuno mi ha rinviato. Qualcuno mi ha rinviato. Il cane non lo ammazziamo più perché sennò ci perdiamo troppo tempo. Devo farmi i baffi, mi danno fastidio. Oh! Uccidi 30 replica tagliente, questo mi ha evitato, cioè mi ha schivato, mi ha mancato, mi ha mancato. All'attore di merda, allora, quel pezzo di merda mi ha ucciso in maniera veramente seccante, L1R1. Allora, chi mi ha sparato? Quel pezzo di merda là. Ma io come ci arrivo là? L'ostello degli attori. Non posso... Cioè, combattere lì è un po' scomodo. Perché c'è quello lì che non ha un arco, ha una mitraglietta, evidentemente. Quindi facciamo una cosa di questo tipo. Interrompere i festeggiamenti.
Diamo un'occhiata in giro, se troviamo un angolo dove combattere quello lì, bene. Ah, mamma mia. Ma poi tutti i cercoangiolieri. Non ho voglia di... Ah. Se riesco a combatterlo su questa piastrella, non mi colpisce l'arciere. Che è grosso. Da. Come ha fatto a non prendermi? Ok, non è di sicuro. Chiave dell'ostello di attori. Crushing Loader, che ho fatto? The Fate Ritz Crushing Loader. Ok, The Fate. The Fate, sorry. Quindi questa è la mi dava la chiave di sta porta, immagino. No. Scusate. Questa porta. Sì. Ah, adesso vado a prendere quello lì. Mamma mia. Belle ste cose. Zanni il danzatore. Ok. Comunque stavo dicendo, ripeto, non è di sicuro così che avrei dovuto combattere quel tizio, ma come vi dicevo prima, io non sono bravo sul campo di battaglia, sono modesto prima. Che è sta roba? Ah, una roba su cui potevo interagire. Che può stare questo? Sembra comunque... Alcune aree sono così avvolte dal canovaccio che dopo esservi entrato al senza maschera non sarà temporaneamente permesso di uscire dalla sua morsa. Per poter riottenere la libertà dovrai sconfiggere tutti i nemici vicini. Dal canovaccio. Ok. Quindi sono nel canovaccio adesso, sì, perché è cambiato qualcosa qua. Volevo vedere in giro. Qui c'è il... No, aspetta, aspetta, che tengo metà vita. Ah, via qua. Ma tutto bene, il signore? Vuoi combattere solo qua? Però sei veloce, devo dire. Guarda, se l'avessi fatto tu a me mi sarei incazzato. Ti dico la verità. Ora festeggerò la morte. Te, non invitarmi. Io mi festeggio la mia, penso alla mia. Quello ha le gambe invece. Ok. Non mi piace l'idea di combattere sulle scale così, ma tant'è. Devo uccidere tutti i nemici che stanno qua in giro, quindi questo sta a vomitavino. Briaco frascico. Devo uccidere tutti i nemici che stanno qua in giro. Ma te sei ancora vivo. Arrivati. Attore semidivorato. Ah, giusto, perché... Bene, questo posso potenziare la spada intanto. Perché c'era comunque sta roba del... dopo la spingiamo quella leva. Del fatto che qua gli attori... Qua i cittadini vengono mangiati in qualche maniera. Spingi tu cose. Ho aperto la porta qua dietro? Sì.
scusa, ma è tutta la roba del canovaccio, ero intrappolato, cioè sto andando in giro per la città. Ah, ho fatto, perché qua è passato il vino, quindi bene. Requisiti di solito, serve per le armi speciali, evidentemente. Qui c'è una cassa. Però io ero salito di qua perché volevo uccidere il pezzo di merda che stava sul tetto. Evidentemente non sto trovando la strada per il tetto, ma ho trovato tutt'altro. Avevo trovato anche qualcosa. Queste robe qua non capisco perché siano diverse l'una dall'altra, cioè cosa sono dei. Sono quelle che uso per parare. Però ultraspadone scenico, la barda scenico, falcetto da vigna, torcia dentro e l'aspergente. Non mi ricordo cosa mi aveva droppato il ciccio oltre la chiave, forse solo la chiave. Vabbè. E questa? Perché non l'ho visto prima? Veemenza elementale. Ok, qui è dove sono entrato per. Quindi scendiamo. Scendiamo, forte della mia apertura della porta di fianco all'ostello. Ostello bello. Le mie pozze sono aumentate, hanno fatto in più, un più uno. Ok, deve essere quella roba che ho appena preso. Che pensavo fosse tipo un consumabile, evidentemente no. Evidentemente era roba più utile. E lì? Dove vado lì? Io posso andare lì, ma lì no. Vabbè. Ora mi sembra abbastanza chiaro che mi venga richiesto di, cioè, mi venga maiolica scheggiata, mi venga concesso di andare qui, ma qua su questo tetto non ci posso più andare. Ah, invece sì. Ok. Non mi farai mica viaggiare lì, no? Ormai devo capire qual è la portata del potere del salto. Qua posso buttarmi giù, sicuro. Sicuro. Però non so perché dovrei farlo. Arrivo, eh. Fatto un suono che sembrava una scoreggia. Non era una scoreggia, forse. E niente, vediamo un attimo. Pensavo che avrei trovato la strada su di qua, però evidentemente no. Evidentemente non è questo il punto. Devo salire sulla collina io, quindi idealmente penso devo andare su di lì. Quella sia la strada giusta. Quindi magari devo andare oltre il fabbro incazzato? E poi voglio vedere se posso tornare di là. Non mi sembra che sia molto propenso a fare questo genere di salti. Va bene, lo accetto, eh. Qui era la volta che non avevo ucciso il cane, e infatti devo scendere. Dove c'è il cane? Ah, bello. Eeeh! Salve. Che fa? Anche questo sputa vino.
Oh, pensavo avessi finito con gli attacchi, invece ha fatto una caricona. Qui c'ero già stato, ok. Qui anche, non c'era niente. Ok. E quindi niente, siamo a punto e a capo. Saliamo di qua, idealmente salgo per salire. Ma di qua c'ero stato? Fino a qua sì, ma poi ero andato oltre? Tipo di qua. Ah, questa sì era la casa del fabbro. Se non sono salito di qua a destra allora. Allora, io generalmente non vi ucciderei, ma l'ultima volta che non vi ho ucciso poi mi avete attaccato a tradimento. Questa cosa mi ha un po' seccato prima. E quindi. No, è evidente che devo andare di qua. Sono arrivato esattamente dove volevo arrivare. Qui c'è addirittura un salvataggio, molto bene. Frammento di epesite dissolto. Quello che cazzo è? Che cazzo piange? Oh, ma ce n'è uno normale qua. Frammento di efesite, frammento di efesite, frammento di efesite dissolto. Potenziamo la nostra. Ah, posso potenziare anche le maschere con la maiolica scheggiata che ho trovato prima. Mi chiedevo effettivamente cosa servisse. E anche i versi con il brandello di canovaccio. Ok, perfetto. Sono tutte domande che mi stavo facendo. Spada, pepita di efesite. Vabbè, facciamola che tanto va bene. E ho speso un sacco di soldi e non posso più salire di livello. Ho investito sulla spada e non su la il livello, ma va bene. Riposiamo. Vorrei, se fosse possibile, questo cos'è? Sono oggetti chiavi, eh. Questo è quello che ho. Aumenta le cariche massime dell'ambrosia. Dell'armonia, scusa. Dell'ambra, dell'armonia. E invece quello che l'aveva potenziata. Frammento di maschera appartenente a un tempo a Rolly Curtis, principe della risata. Quando l'ho presa sta roba io? È possibile raccoglierla e ricrearla raccogliendo il numero sufficiente. Oltretutto, a me sa che questo sia un boss, Curtis, principe della risata. Curtis, anzi. E questo invece è quello che aumenta l'efficacia che ho trovato prima. Ok, va bene. Io mi aspetto a questo punto che. Ah, ciao Pulcinella! Mi dici qualcosa su Curtis, principe della risata? Ciao, senza maschera. Ciao. Ora va e componi una carneficina. Ora va e componi una car. Ora va e componi una A carneficina. me, quelli che mi dicono di fare le cose stando seduti, non è che li mal sopporto, perché alla fine, cioè, il loro ruolo evidentemente è quello, però dà da pensare il fatto che comunque loro stiano seduti e ti muovano come delle belle pedine. Posso usarli tutti? No, eh. Da 200 robi. No, non me li fa usare tutti. Allora facciamo così. Solita cosa. Equipaggiamo. E poi li utilizziamo. Uno, due, tre, quattro,
Ok. Volevo vedere se mi cambiava in automatico lo slot dell'inventario e sì, lo fa. Quindi se avessi schiacciato lo spammato quadrato avrei utilizzato questa tale linfa di armonia che non voglio utilizzare. Ho fatto questa cosa perché voglio salire almeno di un livello. Perché sì. Facciamo 16-16, va bene. Saliamo pari pari. Mi sono preso la vita perché appunto non so cosa mi aspetti qua dietro. Idealmente penso che troverò un boss. O comunque un numero di nemici tale da giustificare una carneficina. Invece c'è Curtis Principe della risata. La carica di tutti i versi in maschera si consuma automaticamente ogni volta che il senza maschera entra nel territorio di un boss nemico. Va bene, quindi non posso caricarli prima. Va bene. Alcuni versi in maschera sono così potenti da essere immuni a questo effetto. Ah, ok. Ciao, Curtis. Mi ha fatto la finta? Sto provando, voglio vedere quanto posso. Come funziona il terra, ma non mi sembra che sia molto. Mi fa le finte. Ah, perché? Non pensavo. Questa è una finta. Fa davvero. Va bene, è tutto limit testing. Non ho capito perché prima lo. Sbagliato. Questa non l'avevo ancora vista. Va bene, va bene, va bene. Allora, prende danno. Si può perriare. Devo capire come fare, ovviamente. Hai qualcosa da dirmi tu? No. Ciao, ora va e Preso componi il una cazzo, ma tu carneficina. non sembra interessarti. Non mi conviene fare più di due attacchi di fila. Lento. Qui pensavo davvero. Ah, questa roba qua mi manda male. No, dovevo curarmi qua. No, mi incastro nel. Vediamo quanto prendi danno da sta roba. Un cazzo. Roba. Minchia, oh. Fammi curare. Allora non farmi curare. Ancora lento, troppo presto, troppo tardi. Questo era. Ma quando mai? Mi fai delle robe nuove, zio. Va bene, va bene, va bene, non ho fretta. Curtis, principe della risata. Ripeto, non. Ah!
L'affondo. Questo sempre troppo tardi lo prendo. Curati! No! Basta! Oh, a parare però sta fermo davvero tanto tempo. Da! Questo mi fa un mal della Madonna, eh! Sbagliato! Cos'è stato? Da! Scusa? Ma a parte che io non penso di aver schivato di là, cioè ho fatto due colpi in più perché ho visto che stavo caricando lo stun. Ragazzi, si chiama. E quindi sono stato un po' greedy. Ah. Devo imparare a usare anche in maniera organica la schivata, perché sennò sembro veramente un cretino. Non credo mi abbia preso un comando di quello che gli ho fatto. Cioè la schivata a sinistra io non la volevo fare. Devo comunque muovermi in maniera anche più dinamica. Devo essere più veloce ora come ora. Sto giochicchiando. Però va bene, va bene. Mi sto trovando male sulle direzioni delle schivate. Scusa. Tipo questa pensavo di averla presa. Questa non so dove abbia schivato. Questa invece l'ha fatta giusta. Qui non volevo curarmi prima di buttarlo per terra. Sta roba mi prende sempre a uno scudo? Ma prima non ce l'aveva! Devi vedere Fabio, secondo me era dentro Fabio. Ah, quindi sei tu che li mangi? Non capisco ste schivate, non capisco ste schivate. Schivare di lato. Sto trovando. Davvero un po' strano le schivate di lato, non mi ci sto trovando. Questo sono io che sono scarso, questo sono io che sono scarso. Questo non sono io che sono scarso, ho schivato.
Muoio. No? È la prima volta che non mi prende con questo attacco. L'ha fatto due volte, quindi visto che la prima non mi ha preso, ci sta. Io avrei schiacciato triangolo per oggi. Da. Mamma mia, cosa mi ha regalato! Se mi avesse preso con quello sarei morto. Ma che? Cioè, tra l'altro io li riguardo sul PC tipo 3 secondi dopo e cioè uno ti stunna e l'altro ti piglia. Vabbè, no, senti, ho sbagliato pulsante. Principe della risata. Cazzo c'è da ridere. Sbagliato! Beh. Prima pozza che ci saluta. Il Cremisi scorre. Oh, ma perché non mi fa... Dai! No! Vabbè, sta andata, raga. Ancora, io ho schiacciato il triangolo qua. Trovi. Adesso posso fartelo? Cioè, questo era già il secondo, sarebbe un'altra boss fight. No, dovevo curarmi qua. Fammi giocare! Ma perché non si cura? Schiaccia su cazzo triangolo! Forza! Fatti intenerire! Ma perché intenerire? Ma perché non... è diventato aggressivissimo, cambia completamente ritmo. Cambia completamente ritmo, io... mi devo ancora abituare alla prima, questa qua è, cioè... Forza fatti intenerire. Non capisco da che cosa. Ah, fa culo. Ancora. Cioè... Che ho sbagliato io. Questa non me la ricordavo assolutamente, l'ha fatta una volta ogni tre. Stasera la passiamo qua, mi sa. Passiamo con Coso, il principe delle... Del. Mi spiace. Tra l'altro è il primo boss. Io voglio, però, voglio capire come cazzo si schiva. Guarda, perché ha schivato all'indietro? Non gli ho schivato addosso, non si è mosso. Calma. Quando non avevo più vita per parare, non avevo più margine di errore. Ciao, sempre io, devo usare solo le Perry. È vero, però anche usare solo i Perry. Volevo provare a fare una roba a metà.
Quindi tipo vedi questo terzo attacco qua, il quarto, chi cazzo se lo ricordava. Questo l'ho sbagliato, questo l'ho sbagliato. Ok, perché le schivate sono buggate a merda, ma più che buggate io le vedo non comode, nel senso che cioè se schivo in avanti non, a parte che non ha frame di invincibilità, e quello vabbè è una scelta. Ma dai, ma non puoi metterla in combo questa roba. Sì, no, non sono, anche io sono d'accordo, Willy Lorco, non le sto trovando per nulla funzionali. Di lato mi trovo male, perché comunque lui ha delle spazzate veramente ampie e prima ho preso che gli stavo dietro il gomito, dietro il ginocchio. Gioie e dolori di notte, cioè, per ora abbastanza dolori. Indietro non, cioè, comunque una, ripeto, è una schivata che non ha frame di invincibilità, è pardon, evidente, e quindi non so. Come metterla. Però non volevo neanche stare fermo sulla mattonella, perché comunque ripeto, pezzo di merda. Cioè vedi che roba è questa? Cioè io ho schivato e glielo dietro. Provi. Ok, curetta. Pezzo di merda, mi fa sta finta che da. Si ha funzionato. No, no, no! Vabbè. Cioè, vedi, io qua ho schivato cerchio, non ho visto niente, non sapevo se aveva schivato, perché tra l'altro fa la nuvola e non ho visto. Però non ha un cazzo di senso, quell'attacco lì devo schivarlo all'indietro. Non penso si possa parare quella roba lì. Niente finta? Qui ho sbagliato perché... Ok. Ok. Tra l'altro non sto neanche usando le abilità su L2 perché non si caricano. Che il Cremisi scorra. Posso, cioè io anche qua lento. Ma non si è curato. Ma zì, stava prendendo la pozza. Stava prendendo la pozza senza una bevuta. Cioè aspetta un attimo, eh. Ah, perché l'ho schivata, resetta la pozza. Guarda, non la beve. Ah boh, buono sapersi. Buono a sapersi. Quando mi fa la schivata sulla fonte. La. Scruito sangue. Il dolore è inebriante. Tu trovi.
Dai, un attacco devi fargli. Mamma mia, il principe della risata. Biv. Il crescendo della follia. No, morto. Non sono morto. Non vedevo niente. Mamma mia. Dove sono? No, nel buco. Mi ha preso al volo. Non mi prendere, ti prego, devo curarmi. Grazie. Grazie al cazzo. Niente, non riesco a prendergli più il ritmo quando sta roba qua. Mi mette troppo sulla difensiva e non riesco più a fargli un cazzo. Era lì a uno sputo dal Perry e io ero un cretino, completamente alla sua mercé. Un vero spasso. Ah, fanculo. Strunz. E c'è anche qua, sempre. Tu mangi le lame. Ah, avrei dovuto curarmi. Faccio in tempo. Cioè, non potevo muovermi. Arbitro, prendi le due, va. Mamma mia, quanto sta lento però. Qui mi rifiuto di pensare che tu mi prenda. Mamma mia. Questa invece l'ha presa? Eh no, qua rido anch'io però, scusa. Cioè, buffo. Vabbè. Strutz. Perché poi spammare la parata alla Sekiro non vale la... cioè anche lì. Scusa? Beh, stavo a parà. Guarda, cioè si vede. Io guardo il replay di là, cioè sul PC, e si vedeva che avevo il braccio alto. Devo resettare la parata con il... qua non ho possibilità di schivata all'indietro perché... questo... ok... Dai. Ah, dolce pianto, scolpito sangue,
Ma che stai a dire? Cioè, vedi, sta roba qua mi stalloca quel tanto che... Questo, ovviamente. Mamma. Ma scusa, ma sono rimasto fermo per terra per 2 secondi. Ma guarda, guardalo lì. Guarda. Ma che deve fa? Stava con la stamina. Ce l'avevo la stamina. Manca, mi sto divertendo un sacco. Ah, dolce pianto, squisito sangue. Sì, Zumi Curtis, torna ad allenare Edward Henry. Di già, ma guarda! Fammi curare. Il crescendo della follia. Ma scusa? Babbo, diciamo che è un po' strano tutto quanto, eh. Primo boss, quello del tutorial sarà questo qua, sarà il più grande dei pipponi. Ci ho messo un tempo indeterminato per ottenerne le carni, ma intanto non ho neanche visto cosa mi droppava. Maiolica scheggiata dissolta, ok, va bene. Tanto Curtis, principe della risata, non ride più. Ah giusto, volevo vedere questa chiesa. Bello. Ah, qua è dove si deve andare. Bello, bello, bello. Ok. Volevo vedere quell'immagine lì, prima l'avevo vista. Penso che non abbia alcun tipo di valore a livello di... Quindi è lui quello che mangiava la gente. Mi ha droppato qualcosa? Non è questo, sicuro. Però volevo vederlo. Ma scusa, perché mi rimane il segnalino come se ci fosse della roba nuova? Non c'ho della roba nuova, semplicemente perché devo equipaggiare. Toh, dammi la granata di Litumna. Litumna, giusto? Non ho capito cosa dice questo. E tu quadraci più. Sì, sarà un bot. Nel caso, ciao bot. E pepepe, ok. Vediamo un po'. Non mi ha droppato nessun'arma. Sì, invece sì, mi ha droppato questa bellissima alabarda, danni da dissoluzione 180, che è comunque più bassa della mia incredibile spadina di ginepro, più 12.000, ok, adesso la guardiamo.
e penso che non mi abbia dato nient'altro. Il respiro di ardore è quello che ho droppato prima. Collera de principe. Evoca l'arma del principe della risata e sferra un potente schianto al suolo, infliggendo un danno ad Aria con l'elemento vis. Cos'è la gioia e la felicità? Mera finzione di gran crudeltà. Evoca uno scuratore premiato di vis e parte la carica, creando danni ai nemici e spingendoli indietro. Un soggetto un po' inebriato non misura le conseguenze del proprio operato. Va bene. Va bene. Questo è... ok. Va bene. Posso avere delle indicazioni su... la di quinta, immagine se cerca di spuntare il castello in cima alla collina. Questo non era un castello, era una chiesa. Il mago, un ambiente misterioso nell'utra l'ambizioso del piano rispetto a tre cospiratori e a un loro cerchio, è una loro cerchia ristretta. Parla di un potere segreto che potrebbe cambiare il mondo e del loro piano ambizioso. Non si sa perché abbia suscitato una segnalazione da parte di Pulcinella. Questo è quello che ho trovato in cima alla... alla torre dove ho trovato prima Pulcinella. Fa parte degli esseri divini questa cosa qua. Espande il mago. Dice nulla di più. Qui c'è il sistema. Usi stemone. Io ho 15.000 cose che andiamo a utilizzare subito. Pulcinella mi dice qualcosa. Ciao zii. Ciao. Ora va e guarda che l'ho già fatto. Vabbè. Come se non l'avessi già fatto. Questa non si può ancora potenziare e qui non mi va di investire sul roncone ad ora, voglio salire di livello, voglio fare il 20-20. Corredi non posso, vero? Questo è il corredo dello stronzo, dammi per favore il roncone comunque. Aumento di livello 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bello. Va bene, facciamo così. Ho fatto un bel po' di livelli. Ok. Ok, ok. Questa era una alabarda a fondo, doppia spazzata. Che bruttino, guarda la brutta animazione di come gli torna in mano la alabarda. Cioè gli scivola proprio all'indietro, ma non è fisica questa cosa. Quando finisce l'attacco, lui per fare l'attacco ovviamente sposta il peso della alabarda tutto oltre la mano, no? E quindi... ovviamente ha una rotazione cioè usa la forza centrifuga, ma poi per tornare in questa posizione con la mano a metà dell'alabarda, cioè l'alabarda gli scivola, guarda che brutto. Vedi, lì la prende e poi qua, tac, scivola dietro, cioè non la passa, lui non fa nessun movimento del braccio. Non è giustificato, non è un movimento abbastanza ampio da vabbè, sono cazzate. Gesto del cavaliere, spada benedetto, donato della chiesa di Maya. Ok. Primo signore non parla le sue abilità con la diresca. Il successivo zelo militare lo rende sempre più popolare tra la gente. Apparve chiaro che le doti di governo del primo signore, stiamo parlando sempre di quinta, ok? Il successo zero militare è sempre più popolare della gente. Vabbè, ci sta, se sei un militare non serve per forza. I cittadini imbracciarono quindi le armi e lo spodestarono. In seguito la popolazione istituì un consiglio appoggiato alla famiglia mancativa di Elsa. Appoggiato dalle ricche famiglie mercantili di Elsa. Elsa è un altro posto oltre a Quinta. Evidentemente avevano delle... questa roba è interessante. Entra Elsa a lavorare sulla politica di Quinta, va bene, ok. Una città mutevole, a poco la città di Quinta divenne un porto per coloro che desiderano vivere in pace e dedicarsi alle arti. Ok.
Va bene, teatro. La scuola di teatro venne fondata niente meno da Zanni, il più illustre tra gli attori, e secondo alcuni una figura storica al pari dell'antico signore di vedetta. Vedetta? Ok. Vedetta. Questi non mi interessano, fammi da degli artisti. Ammazzandone di più. Ok, l'attore semidivorato stavo leggendo, sembra interessante. Ma finalmente posso godermi la cena con i miei colleghi attori. Devo dire che il piatto principale è davvero delizioso, due belle fette di carne con l'osso, e saranno le gambe, degli attori semidivorati che non hanno le gambe. Per qualche motivo questa consistenza ricca e corposa mi è particolarmente familiare. Che senso? Cioè... Pastore di quinta, è un cane. Va bene. Ok, più grande tra gli attori, il cui talento e la crescente causarono l'invidia di Zanni. Ora rimane a guardia della chiesa, lontano dagli applausi, ma più vicino a un antico segreto. Zanni evidentemente è il primo attore, quindi non è lui che mangia, non era Curtis il principe della risata che mangiava, però parlava di mangiare. Allora c'è sta roba del fatto che qua la gente venga mangiata. L'attore semidivorato è semidivorato. Molti parlano, cioè anche l'attore lì all'inizio che faceva. Commento maledizione. Alcuni attori impazziti videro la cosa come un insulto. Ok. Dienea? Storia dell'impero di Enea. Che Enea? Perché Enea? E poi perché questo libro è scritto di Elsa? Ascesa di Elsa, però è scritto il libro qua sopra, è scritto allo specchio, penso che sia semplicemente in fase di... Anche questo però. Sia una questione di come è disegnato proprio. Non penso che sia una questione di lingua. Stocco benedetto. Non mi piacciono gli stocchi. Lo guarderò, ma non mi piacciono gli stocchi. Fammi vedere su stocco benedetto. È uno spadone? Fammelo vedere. È uno spadone. Fra, è uno spadone, ma si chiama stocco. E poi perché? Cioè, quali sono le sue... Danni d'ardore, danni di soluzione. Fa danno di grazia. Fa danno di grazia. Giustamente benedetto. Vabbè, ce lo teniamo, può servirci mai. Ok, quindi... Curtis era stato messo alla chiesa, tolto dai palcoscenici da tale Fanni, fa, com'è che si chiamava? Che ha fatto il livello 24. Zanni, scusa, Zanni. Zanni.
Dove abbiamo letto di Zanni? I cittadini marciano con gli armi, non spodestare, in seguito alla popolazione si sentì un casino appoggiato, la ricca famiglia mercantile di Elsa, poco a poco la città di Quinta divenne un rifugio per coloro che desideravano vivere in pace e dedicarsi alle arti, la scuola di teatro che da Zanni, il più illustre tra gli attori, e secondo alcuni una figura storica al pari dell'antico signore di Vedetta. Quindi Vedetta è il nome, vabbè, ok, di Quinta, prima di Quinta. Si chiama Quinta, perché cambia nome? La scuola di teatro venne fondata almeno da Zanni. Zanni. Questo Zanni sono sicuro che lo rivedremo. È qualcuno che ha avuto il potere di relegare Curtis in questa chiesa vicino a un segreto. Io sinceramente non vedo. L'unico segreto che posso vedere è che da qua è caduto Cloud e ha incontrato Aerith. Ma non vedo ulteriori cose a meno che non ci siano pareti invisibili, cazzi o mazzi, ma non penso. Sarebbe un filo troppo. Forse, poi siamo comunque all'inizio del gioco. Quella porta l'ho già vista, lui non mi dice un cazzo. Ho questo problema di dover tornare indietro, in questa zona non l'ho esplorata, e poi c'era. Vedi, tutta questa parte qua che non si apre da questo lato vuol dire che dall'altro lato ci si può andare. Spero che la situazione si risolva andando di qua. Per quanto non mi piace questo posto, Quindi, comunque, Zanni è superiore a Curtis, è un superiore. Re di Curtis, ma zia, è cambiato il tempo in maniera abbastanza repentina, non così gradevole, devo dire. Monastero della Beffa. Ok. Il giardino del Duca, come veniva spesso chiamato il chiosco dai fedeli più ferventi, esiste una forte credenza che ogni cosa sia stata costruita con un solo scopo: guadagnare il favore della chiesa di Elsa, ma solo pochi sapranno perché lui si spinse così in là e quali altre ragioni avrebbe potuto avere. Quali altre ragioni? Quindi c'è un duca, è un ducato. Ok, io sono un po' confuso. Ho tanta ciccia. Qua c'è un nodo che prendo, ma il fatto di mettermi un nodo qui continua a confondermi. Quindi deduco che la strada che prosegue sia questa. È ora di provare lo spadone di grazia, visto che quello ho. Fatuo. Sono tutti fatui. Quindi la grazia dovrebbe essere super efficace su. Proviamo un po'. Non l'ho mai usata, non so quale sia la sua portata. Allora, questi qua non fanno male. Neanch'io. Però hanno una poise incredibilmente elevata. Allora, con calma, amuleto apotropaico. Ripeto, non sembrava. Cioè, allora, idealmente la posizione di quel falò mi suggeriva che la strada giusta è questa. Speranza nella fede. Però, a vedere questo giardino, non sembrava che ci fossero così tante strade, ma c'è una scala qua a destra, il tizio lì dietro, e adesso vediamo. In un primo momento i monaci devoti alla dea riuscirono a opporsi alla stagnazione, ma ben presto la popolazione diventa violenta nei confronti del loro.
mi è poco chiaro della stagnazione quanto sia questo è molto mago più magico del. Guarda, il loro cappello è della stessa forma di questi fiori. Bello. Hai finito? Anche qua io ho schivato, ma non ha schivato nella direzione in cui volevo. Allora, quindi questa zona è chiusa e questa zona abbiamo detto che è quella dove probabilmente si entra. Lì c'è una scala che sale ancora. A questo punto, prima di andare di qua, io vorrei andare giù. Per quanto appunto questo giardino sembra molto più ampio della zona che c'è lì, e lì c'è un altro cattivo, e lì c'è un altro ancora, un corno a quella statua. Quanto questi fiori sono endemici e quanto invece sono una corruzione? Queste sono tutte domande che mi vengono prive di una. Ma è andato quello? Minchia se viaggia. Poi ancora. Tonico dell'eternità. Due mantellone. Un tempo il Gloria Quinta coltivava un splendido giardino realizzato in omaggio alla dea della vita. Mentre il giardino fiore di fiori di Maya, splendidi e candidi gioielli che si diceva simboleggiassero le sue benedizioni per l'umanità. Quindi questi sono i fiori di Maya? Beh, non sembrano. Però, ripeto, chi sono io per giudicare? Ok, mi fa comunque piacere che non sia troppo. Perché mi ha presentato l'area di qua? Quindi è di qua che devo andare se mi presenti l'area. Signor Ciambellone. Cazzo, devo andare anche di lì. Sprazzo di non me lo ricordo, sono animelle. Chi è che ha sussurrato? Lì c'è un altro, questa dovrebbe essere un'allei laterale. Cazzo. Questi sono lenti, conviene su questi assolutamente usare il Parry. Quello è come il fabbro, questo è un flagellatore, è diverso dal mantellone, quindi il mantellone è il mago, immagino. E questo invece è il tizio col mazzafrusto. Zii, hai. Cioè tu hai fatto la tua roba? No, non volevo. Volevo fare questa cosa io. Ma dai, ma hai cambiato l'equipaggio. Vaffanculo. Ma è un pippone. Ah no, ma perché questo è quello. Ah, faccio cazzo. Questo si può rompere. Vabbè, tanto vale prendere una direzione e tirare quella. Quindi questa. Sono gli stessi nemici che ho visto prima, solo che sono elementalizzati. Passatemi il termine. Un altro. Una fredda e unta crippa oscura giace al disegno giardino dei Mantelloni, costruita da niente meno che il Duca di Quinta in persona, e al suo interno una creatura perversa, un carceriere.
che ha dipinto le mura di rosso e riempie il buio di grida. Solo il duca l'ha accettato, solo lui l'ha protetto dalla crudeltà della superficie. Le numerose malattie del carceriere e il suo aspetto distorto rendevano ogni singolo istante un tormento sulla soleggiata superficie di Quinta, costretto a vivere nelle tenebre, perseguitato all'infinito, fino a quando non gli fu data la cripta, il suo piccolo regno che non ha mai più lasciato, né desiderava farlo. Non... Ok. Continuo a essere un po' perplesso. Qui? Per questa porta serve una chiave. Un cerchio, un triangolo come aureola. È una... questo è un altro shortcut. No, forse non dovevo sedermi. Vabbè, ormai. Infatti. Vabbè, mi sono resettato le pozze. Ciao. Ok, sono in stato di impietà, aumenta il mio potere mentale, se ne viene verranno guariti. Ok. Che strane robe. Quello è più grosso e cattivo degli altri. Vabbè, tanto vale scoprirlo. Avevo sentito che stava caricando il colpo. Fai il tuo prossimo colpo, che io devo passare di qua e non voglio che lo fai mentre sono sulla... sul ponticello di merda. Vino? Ma stanno sciando. No, non è vino. È in pietà. Fede perduta. Vorrei leggere, ma ho paura. I monaci furono spinti al suicidio per ordine di qualcosa di rosso. Rimasto ormai solo, gli tentò di limitare i suoi discepoli, trafficendosi petto con lo stiletto benedetto dalla dea. La morte non sopraggiunse, la vita non lo permetteva, quasi avesse ancora bisogno. Ci sono un sacco di elementi che mi stanno dando e sono davvero un po' tanti. Non combatteremoli. Se volete venire a combattere, venite qui. Anzi, meglio ancora qui. A Beyblade, ma che cazzo è? No? Perché non posso usare le 2PCX? Non va bene. Io qua non ho il campo. Sto indietreggiando troppo. Dobbiamo uscire da lì? Sì, devo uscire da lì. Sì, però, compà, è un po' strano. Avete la stupidità artificiale voi. Non vedo niente. Cado. Mi butta di sotto. Questa spada la trovo abbastanza scomoda. Vedi, qua io ho provato a schivare dietro di lui, ma qua invece ho schivato in avanti, mi sono trovato contro il muro. Insomma, il mio rapporto con la schivata non sta andando bene. Questi facevano sto giro qua, qua non c'è, stavo per dire, qua non c'è niente. Respiro d'oltrevita, ma se io vado avanti di qua troverò prima o poi il carceriere e non è una cosa che voglio fare. Questo
una stradina secondaria. Ehi, che cazzo. Ma chi? No, zii, però io sto cominciando a non capire. Sto davvero cominciando a non capire. No, non sento. Ma si sono inchiodati lì. Vabbè, io vado. Quando poi mi trovo davanti a questi energumeni così forti, mi chiedo se devo andare davvero di lì. Io volevo stare al sole, ma che è? Ha finito! Pasto bene. E quello? Poi io come sono arrivato qua, scusa? Come... mi sono buttato di sotto da qui? Come un cretino? Quindi posso soltanto andare avanti adesso, mi stai dicendo? Oh! Sono così stupido! Mi sa di sì. Ah no, posso viaggiare. Posso viaggiare dal falò. Posso viaggiare dal falò volendo. Questi continuano a sciare. Anche perché poi io sono andato lì su quella stradina lì, ma qua c'era una porta che non si apre. Va bene. Questo mi cava di un impiccio. E qui ci sono i due stronzi che mi hanno ucciso. Non posso combattere contro questi due insieme. No, no, aiuto! Intanto ho perso le mie memorie. Devo dire che questa spada, volendo potenziarla, boom. Lame consumate, minchia, mi droppano pure le loro armi. È vero. Eh sì, varrebbe la pena di potenziare questo. Devo imparare la portata delle armi il prima possibile. Non voglio curarmi, ma mi curerò. Non si capisce niente, aiuto, ancora! Cioè, oh, cosa? Questi non hanno poise. Senti, vale la pena potenziare quest'arma per fare quest'area, almeno. Quindi facciamo le robe fatte bene, con la dovuta calma, viaggio rapido. Madonna.
Questa è la chiesa di Maya. Quindi questa è la chiesa di Maya, mi fa piacere saperlo. Andiamo qua. Facciamo le robe con calma. Qua ha senso avere del danno di grazia. Da grazia. Pulcinella è sparito, va bene. Volevo anche vedere le spadisce che mi hanno droppato quei due criminali. Non sono armi. E che cazzo sono? Ah, queste qua. Minacciosi pugnali da lancio imbevuti di fatuo. Ah, ok. Arrivati di un tempo vi incidevano i corpi con abilità per offrire il sacrificio alle divinità. Ok. Attenti loro. Mi serve... mi serve fare ordine nella testa perché non sto più capendo un cazzo. Proviamo ad andare di qua. Mi serve potenziare sta spada, ma per farlo mi servono delle come cazzo si chiamano le... Ok, quando gli procca la folgore sono praticamente morti questi. Alla fine può valere la pena puntare su questa roba qua. Vediamo se quest'area è più breve, si chiude prima e mi toglie dalla testa un devo fare questa strada. Ecco, una roba che non mi è piaciuta sono queste cazzo di travi di merda. Non mi hanno mai dato particolarmente gusto. Poi in realtà dovrei anche potenziare la mia maschera. Mamma mia. Ah, mamma mia. Allora, cioè ci sono cose che posso ancora potenziare prima di affrontare questa nuova area. Però non so se ho voglia di investire su sta maschera qua, sinceramente. Chi cazzo è che dorme qua? Cioè, chi cazzo è che ci abita qua? Ok, questo è abbastanza interessante. Questo dovrebbe essere quinta. E quello là c'è un altro stemma, ma non so se è lo stesso stemma di Elsa. Potrebbe essere Elsa, più che altro perché è l'unica nazione di cui si è parlato. Però lì c'è tipo una tempesta, un vulcano, e Elsa, l'unico libro che ho visto, c'era un tizio a cavallo. Quello non mi sembra un tizio a cavallo. Sembra più una roba, cioè uno scimmiottare Atena. Brandello di canovaccio, buono. Questo è la dama con l'ermellino similpulcinella. Questa è quell'isola che abbiamo visto che si vede dal mare. Io qua sto scendendo. Frammento di Efesite, buono. Permesso. Quinta. Do cazzo sto? Sono quinta, uso lo spadino così. Quella è la chiesa. Minchia. Dove cazzo siamo? Non pensavo di... frammento di Efesite, ok. Non pensavo di avere da esplorare ancora una zona di qua. Cioè, sul lato destro. Però evidentemente queste strade così a me fanno sempre pallone che rotola. E invece sto salendo sul... infatti. Stavo dicendo. Raga. Ineducati. Fammi prendere il formaggio. Un solido occhio richiede troppa motivazione.
Io non faccio nessun soliloquio. State a fare tutto voi. Lì c'è un passaggio che mi porterà prima qua di sopra e poi lì di sopra, immagino. Pum. Prima qua di sopra. Ah, oh, c'era una scala che non avevo visto. Lì c'è una cassa. E what am I supposed to do here? A meno che qui sia da fare il pestone e poi salire. No, non mi sembra. Scusa, eh? Ma questo che cazzo fa? Una trave. Qua. Lì c'è un terzo, ma se io faccio quella roba non ci arrivo, sì. Infatti no. Una travina del cazzo, io non ci faccio niente. Va bene. È proprio di... Ah, ecco il mio più grande ammiratore. Ah, oh, ciao. Scusa, fammi uccidere il cane. Parliamo che cazzo ci fai qua. Dove è andato? Oh, sparito. Qui c'è un teatro, ma qui c'era un alley laterale. Un gioco di gambe e una postura eretta sono fondamentali. Egli, da sempre affabulatore, si è divertito con le piccole bravate. Quando sprecava tempo in attacchi di autocommiserante melodramma. Ti manurla. Si è meritato sofferenza. Forse sì, forse no. Come tutti noi, del resto. Ascoltate e salutate i riluttanti attori rinchiusi in un copione che non abbiamo scritto. Ah, il teatro della vita. Dramma, tragedia e loro sorella, la commedia. Mi chiedo dove appine l'arbitrio e dove inizia lo scritto. Quindi la sofferenza è mera parte del copione? Mio caro, è molto di più. Ciascuno ha un ruolo su questo palco. La luce del riflettore può essere un'amante capricciosa. Va bene. Io stavo guardando quello lì che sembra proprio un cratere. Ok. Qua si può scendere sui tetti. Mi aspetto di avere uno shortcut su... E quello? Non l'ho preso io. Secondo voi c'è un attacco in salto? Perché stiamo per scoprirlo. Non c'era un attacco in salto. Non c'era un attacco in salto. Siamo sui tetti di quinta. Non ho buttato giù la scala. Dovevo buttare giù la scala. Sono un ritardato. Si può dire ritardato. Ok.
In quel quadro di là, quella è la zona in cui c'era la nebbia, là in fondo, quella specie di fumone. Qui c'è, quello mi sembra proprio un cratere, e quella mi sembra invece una ciminiera, una torre, un qualcosa. Quindi più che essere legato alla natura, quel fumo dovrebbe essere legato all'industria. Quella è una città più industrializzata, di quinta, più comunque chiusa sotto le... Ok. Maiolica scheggiata risolta, bene. C'è qualcuno che mi sta sparando. Ah, ma questo era il pezzo di merda che mi stava uccidere prima. Quello che mi sparava mentre combattevo contro l'altro energumeno di sotto. Ok. Qui siamo a casa del, sopra a casa del fabbro. Lì sembra esserci un scappo. Adesso andiamo a chiedere spiegazioni a questo qua. Che, ripeto, evidentemente è una mitraglietta, non ha un... Ok, qua si può tornare sul tetto, ma io non voglio tornare sul tetto. Qua si può scendere, ma non voglio scendere. Avevo visto che... Ma tu sei sempre stato... Falcione di quinta, sei sempre stato così scarso? Prima eri scarso? Ti avevo notato prima, no? Hai rubato un quadro, zio. Sete di sangue. Adesso la guardiamo, sarà un'altra roba. Qua abbiamo aperto tutto lo shortcut, quindi abbiamo fatto questa parte dei tetti, dovremmo rifarne un pezzo perché sono un cretino. Ah no! Ho fatto tutto il giro. Qui da dove sono arrivato, quindi posso rifarmi quel pezzo per andare a buttare giù quella scala che non ho buttato giù prima. Su questo tetto vale la pena salire? Sembrerebbe di no. Ok, ci beviamo una pozza che fa sempre bene. Ah, e poi c'è questo problema qua che non ho risolto. È quello là. Ah, scusa, eh. Tu mi apri solo questa strada qua dietro. Lì c'è la pulcinella, ma non ci ha parlato perché è sparito subito. Qui c'è una cassa che non avevo preso. Con dentro l'amplificatore di armonia, molto bene. Lo ammetto, il suo nome si è fatto strada in queste terre. La sua reputazione volava sulle ali delle melodie bardiche. Egli, da sempre affabulatore, si è divertito con le piccole bravate del suo burattino. Quando sprecava tempo in attacchi di Dopo le autocompiati guardiamo e tutte melodrammi, ste eppure si è meritato tanta sofferenza. Forse robe. sì, Qui c'era da andarci, c'è da andarci ancora, lì c'era una strada, ma prima... Io Entrate e salutate i riluttanti non c'era... Ah no, attori, l'ho già ucciso. rinchiusi in un copione che non abbiamo scritto. Della vita. Ok, questa è la scala che non ho buttato giù perché non mi sembrava che fosse buttata giù. Fatto? Va bene. Allora, vediamo un po'. Abbiamo trovato che non mi servirà adesso. Sete di sangue si chiamava. Ah, giusto, anche il falcione di quinta. Sete di sangue, danni fisici, danno da vis. Ok.
Serve elementale. E Sciabola Ebra. Anche questa fa danno da vis. Lo stesso. Però è più scarso di sete di sangue. Che è una spada a due mani. Questa invece è una sciabola. Ora non mi serve però il vis. Se voi non mi uccidete. No, siamo. Io avevo visto un ciccione. Ok. Ti saluti, ciao. Ci sono davvero tante strade. Perché il mio braccio si illumina in maniera diversa? No? Mi sembrava. Perché sto a girare un Ma chi ve le ha insegnate queste cose? Sono un sacco di strade. Festival senza fine. Va bene, sarà contento Radanna. Porti nel mondo il cambiamento, quindi è una cosa di cui qualcuno canta. Ho visto qualcosa qua dietro? Non era quello che avevo visto, ma comunque. Stacco. Ma scusa, tu c'hai la. Ok, quella porta si apre? Mi piacerebbe molto. Non ci sono state di qua? Pensavo di sì. Spezie spuse che prima erano. Wow, c'è proprio un porto di là. Ma non mi sembra ci siano ulteriori strade, né la possibilità di aprire questo cancello ad ora, che un po' mi dispiace, ma un po' mi pulisce la testa per andare di qua. Tra l'altro si sta facendo un po' tardino, io dovrei andare a Nannetta. Se domattina non ho la sveglia. Ah, boh, vediamo. Qui c'era un oggetto e io c'ero di là prima, ma non l'ho preso perché sono un pezzo di. Ma mi sembra eccessivo. Ma tu sei la versione. Tu sei come. Come sto provando con il gioco? Ciao! Allora, adesso sto per morire, quindi forse la mia. Allora, ti devo dire, non mi sto trovando male. Non mi sto trovando male. Ah, ancora una pozza, mi conviene utilizzarla.
sbagliato pulsante. Ancora. Basterà per ucciderlo? Io non credo. Infatti no, meglio darsi alla fuga perché ho abbastanza anime e non voglio perderle, qua ci torniamo dopo. Allora, dicevo, ciao, scusa, Pyrax, scusa, non volevo non chiamarti per nome. Non mi sto trovando male, ora sto più o meno, l'ho cominciato ieri sera. Sto più o meno vivendo le stesse cose di ieri sera, quindi sono ancora nella prima parte dell'impatto. Mi piace l'ambientazione, e mi piace il setting, mi piace il fatto che sia doppiato in italiano. Artisticamente, tutta la parte artistica mi sta piacendo. La parte del gameplay, sto avendo un po' di fatiche. Più che altro perché non è immediato come poteva sembrarmi inizialmente, cioè io gioco abbastanza ai Souls-like, penso di averli giocati quasi tutti in realtà. Allora, tutte le difficoltà che sto trovando ora le sto trovando in primis sulla, ma quella sarà una questione di tempo, sulla catena degli elementi, quindi il vis, la grazia, cioè il fatto che mi abbiano messo in alto a sinistra quella cosa che ti fa vedere come si, quella di debole su questa e forte su quell'altra. Quel sistema è fondamentale, perché se no senza quello non capirei un cazzo, avrei mandato a fanculo tutto quanto. Quindi da quel punto di vista lo sto trovando molto poco immediato, però vabbè, ripeto, questa è una questione soltanto di abitudine. Le grosse difficoltà che sto trovando sono più sulla reattività dei comandi, l'effettiva utilità in combattimento, quindi sto parlando di schivate, parry, eccetera eccetera. Mi trovo in dei momenti che non capisco perché il mio personaggio è fermo, cioè proprio fermo, non si muove. Non capisco l'utilizzo, poi ripeto, magari non capisco io, non capisco l'utilizzo efficace della schivata. E il parry lo trovo utile, per ora sto giocando fondamentalmente su quello, anche in base alla spada che ho trovato, quindi bello questo, ma lo trovo comunque ancora un po' non dinamico, in modo tale da poter essere inanellato in un sistema di combattimento appunto dinamico. Per dire, idea, Sekiro, quello è un parry, ci sono parry schivate su Sekiro, le schivate, ok, e il parry è fondamentale ed è inserito all'interno del combattimento in maniera da essere molto veloce, molto anche poco punitivo, se vogliamo, il fatto di sbagliare rispetto ad altro. Stiamo parlando comunque di Sekiro, non proprio una cosa semplice, però comunque lì era molto molto veloce il combattimento, molto dinamico, e il parry fondamentale e versatile. Qui lo sto trovando utile ma non così versatile, forse anche lì sarà magari una questione di farci l'abitudine. Sto giocando da 2 sere, sono 4 ore, però per ora lo sto trovando, non mi sto trovando male, mi sta piacendo, ora mi sta piacendo. Anche lì non mi aspetto che sia a livello dei mastri, dei grandissimi. Sto giocando ora Sekiro, perfetto, molto bello Sekiro, mi è piaciuto molto. Penso che ti piacerà, penso che piacerà anche a te, perché alla fine è, vabbè, ovviamente è un setting diverso, però è un sacco figo, anche il combattimento è un sacco figo, cioè a un certo punto dà un sacco gusto, ed è
ed è difficile ma soddisfacente, cioè tu ti rendi conto che man mano che vai avanti in Sekiro, poi chiudiamo la parentesi di Sekiro, man mano che vai avanti in Sekiro ti rendi conto che la boss fight che hai fatto prima, in cui hai preso il cazzo magari, è quella che ti permette di capire il gioco dopo, e arrivi al, e arrivi alla fine in cui devi mettere insieme tutto quanto quello che hai imparato e rompere il culo ai cattivi, al cattivo grosso. Da un sacco gusto, da un sacco gusto, e penso che ti piacerà. Qui devo ancora imparare tanto, quindi ora dal punto di vista del gameplay, della parte proprio di gioco, sto ancora facendo un po' fatica. Tutto il resto in realtà lo sto trovando molto valido. Molto valido, ripeto, rispetto alla nicchia che si vuole andare, molto gustoso, sì. Cioè, io mi ricordo dei momenti in cui mi incazzavo come una biscia e semplicemente memoria muscolare, cioè io mi guardavo da fuori giocare contro determinati boss, ora io non so dove sei arrivato tu, ma anche dei boss del cazzo ero arrivato io, e mi rendevo conto che da fuori ero praticamente in stato vegetativo, con gli occhi semichiusi, nessuna illusione di battere il boss in quel momento, semplicemente prendergli le misure, capire quando parare, memoria muscolare, allenare la memoria muscolare per battere un boss, perché poi ripeto, io non sono molto versatile in combattimento, non sono molto bravo, molto dinamico, quindi avevo bisogno di fare quella cosa lì, però poi alla fine dava gusto. Qui è un po' più imballato, un po' più legnoso, cioè, penso che qualunque gioco in realtà sia più legnoso di Sekiro sul combattimento, penso che sia il Souls col combattimento, pardon, Souls, penso che sia, vabbè, hai capito, più fluido come combattimento, perché alla fine poi, nel senso, cioè, non è che ci sono tante possibilità, arti, attacco pesante, poi no, non è vero, non è neanche così semplice, però si basa su delle basi molto molto ferme, attacco pesante, attacco leggero e parata, la schivata sì è utile, ma la deflessione, cioè non posso, ah sì, ho 3100 in memoria e posso fare un livello, fammi l'assassino. E poi bisogna capire un attimo. Ah, a parte che anche devo poter tirare sul cammino degli innovatori. Che pirla. Vediamo un po'. Queste qua sono cose veramente fondamentali, ma non so mai cosa prendere. Questo non mi interessa. Verso il maschera si chiama più veloce, ma non infliggo meno danni, questo non mi piaceva per niente. Questo invece era bello, però come ci arrivo? Devo fare sta roba qua, non la voglio fare. Per lanciati verso il maschera assegnato allo slot 2, la tua arma verrà brevemente permeata di vis. Questo lo facciamo. Malanno, questo lo facciamo, quello di permeare le armi le facciamo tutte. Operato di infusione, infliggi più danni elementali, è utile, ma ora voglio vedere questi. Uccidere un nemico ricarica leggermente tutti i tuoi versi in maschera, se no i tuoi attacchi con arma hanno la possibilità di infliggere più danni. Vabbè, la tua riduzione di resistenza aumenta notevolmente, ma subisci più danni a ogni tipo di colpo. Facciamo il criminale. Questo lo facciamo. Difesa fisica mi piace. Eseguire una parata perfetta che fa recuperare una parte della tua salute massima. Questo lo prendiamo. Quando la tua salute supera una certa soglia, la tua difesa fisica aumenta. Quello è bello. La tua potenza fisica aumenta ogni pochi secondi. Per la tua soglia, la tua potenza fisica aumenta.
tuoi attacchi in schivata. E quando cazzo mai ho usato? Io poi sto aspettando che esco su Xbox, mi prenderò sicuramente Notri anche per supportare gli sviluppatori e spero miglioreranno sempre più. È il primo gioco loro, giusto? Sì, cioè, poi, tra l'altro anche questa roba qua, se è il primo gioco va benissimo, ragazzi, cioè, buono, bello, cioè, pensa a uno che, cioè, che ci sono uscite molto più mediocri e ce le portiamo comunque in palmo di mano o... primo gioco va benone, cioè su dai, cioè mica il tower defense con la con gli omini che si muovono, cioè, ci vuole della roba per farlo. Sì, cioè il fatto è che rimaniamo nel cioè togliamo la cosa del paragonare sempre all'opera dell'arte. Cioè, non è che se esce un JRPG deve essere Final Fantasy o Persona. Può essere una roba media, con dei lati, con dei punti di forza che ti poi te lo faranno ricordare in un secondo momento e dirai, ok, quella roba lì era interessante. Cioè, una cosa può essere interessante senza essere il meglio che c'ha da offrire la piazza. Se puntiamo sempre al meglio che c'ha da offrire la piazza, a parte che è una roba deleteria, cioè anche a livello umano, cioè che palle, che fatica, cioè è come se nella vita è come se tu domani dovessi vivere la giornata più bella della tua vita e dopodomani dovessi vivere la giornata ancora più bella di domani. Cioè, è estenuante. Una storia fantastica e quello non ho appena cominciato, spero che mi piaccia. Il fatto che sia ambientato in Italia appunto mi piace molto, sembra molto, anche lì sembra molto figo, però in questo momento ho appena battuto Curtis, cioè il primo boss praticamente, l'ho battuto stasera e mi stanno arrivando tanti elementi che sto facendo fatica un po' a mettere insieme. Non nel senso che non nel senso tipico della narrativa in diretta in cui ne hai pochi, anche le nostre maschere, sì, bello, infatti voglio vedere anche dove va a parare quella cosa, però appunto ora ecco, forse in questo momento appena dopo Curtis lo sto trovando un po' confuso, si aprono 700 strade, diventa importante capire le meccaniche elementali tutto insieme, cominciano ad arrivare tante armi tutte insieme, che ci sta, è un'apertura importante, però magari farlo in una maniera più graduale, cioè trovarlo in una maniera più graduale mi sarebbe stato più comfort, tra virgolette. Non, ripeto, cosa mia personale, non devo per forza essere confortato, però mi stanno arrivando tanti input anche a livello di storia, a livello di lore lì del compendio, tante entrate, tanti nomi nuovi, mi prendo il mio tempo, devo prendermi il mio tempo, perché sennò poi non capisco un cazzo e non mi diverto, cioè alla fine se un gioco così lo giochi senza capire un cazzo di quello che sta succedendo vuol dire che stai guardando un quadro che si muove e stai picchiando la gente, cioè vabbò. Sì, si può fare, è divertente, è un gioco divertente alla fine picchiare, cioè un action game, ti piace l'action, ti piace, però c'è tutta un'altra cosa dietro. Speriamo c'è una soglia, dai, dammi questo. Cioè, secondo me ti fa recuperare più salute per gli aspetti di salute elementale, sumisce meno danni dagli attacchi a distanza, questo sarebbe stato bello. Assolutamente, il gioco è bello capirlo, sì, è un gioco anche quello, cioè tu ti metti proprio lì e ti diverti a pensarci a sta roba qua, cioè io adesso ho visto Zanni, non so chi cazzo sia Zanni, mi è apparso in mia descrizione Zanni e comincio a dire ok, ma chi cazzo è, allora aspetta, cioè perché ha potuto dire a Curtis di andare di lì, cioè questo qua è più forte di Curtis, quindi, ma anche a livello proprio di gerarchia, ti fai tutte le seghe mentali, poi arrivi lì ai giardini del duca, chi cazzo è il duca, ha fatto così,
è impazzito con Elden Ring. Elden Ring è un altro. Io, cioè, io esco pazzo anch'io, mi piace un sacco. Mi piace un sacco, è la cosa che mi piace di più. Cioè, se Elden Ring fosse, ovviamente. Però è vero, quello che dico, quello che sto per dire può essere forte, però io lo penso, è una cosa ovviamente personale. Se Elden Ring fosse un walking simulator, che non ci fossero i combattimenti, che non, cioè, se ci fosse soltanto la storia, a me piacerebbe un sacco lo stesso. Poi figo anche in più i combattimenti, perché le armi, figo, tutto quanto, però nella mia esperienza Elden Ring è almeno 60% storia, almeno 60, perché 70 e poi diventa poco tutto il resto, però fondamentale. Cioè, ci sta, cioè sono poi ovviamente ognuno da valore a quello che gli piace. Ci sono persone, ovviamente, lecitissimo, che giocano Elden Ring, vogliono picchiare, vogliono essere performanti, vogliono giocare l'action game. Giocare l'action game. Elden Ring è un bellissimo action game, e quindi si divertiranno un sacco. Per loro, magari, la parte action, la parte del gameplay, del gioco puro, è un 60, 70, 80% dell'esperienza. Magari di più. E loro si divertono un sacco, io mi diverto un sacco, ci divertiamo un sacco tutti quanti insieme, ed è bello così. È bello così. Ora, io quanti punti ho qua? Quando sono di fino a una certa soglia, le tue parate sono più efficaci. So che cazzo voglia dire. Io ho fatto 300 ore, immagino, e ci gioco ancora. Non piaciutissimo il DLC. Ok, allora, la questione di DLC è un po' strana. Secondo me il primo problema del DLC è stato che è uscito 2 anni dopo il gioco. Quindi qualunque cosa tu facessi, sapevi già cosa aspettarti, ma non eri più caldo, tra virgolette, sul giocarlo subito, cioè non avevi quella fame che diventa vorace, no? E non vedi l'ora di giocarlo, perché poi, vabbè, figurati, hanno, cioè, già il trailer, tutto il marketing degli LC era strafigo, quindi dici minchia, non vedo l'ora. Però è diverso da se fosse uscito 9 mesi, un anno dopo, cioè con la roba più con il focherello più caldo sotto. E poi, vabbè, sì, ovviamente anche lì il fatto della difficoltà così elevata rispetto al gioco base, il fatto di essere inserito verso endgame praticamente, perché tu comunque per entrare nei DLC devi farti mog, e quindi sei praticamente alla fine del gioco. Sono tutte degli elementi che non è che ne influiscano la fruibilità, perché poi c'è, cioè, comunque bellissimo DLC, secondo me. Esplorare la mappa è la cosa più bella del DLC, secondo me. È veramente a livelli di Dark Souls 1 la mappa del DLC. Non di Elden Ring, del DLC di Elden Ring. È costruita su livelli, è esplorabile in maniera organica, nel senso che tu dici ok, quella roba lì è là in fondo, come ci arrivo? Poi non è semplice arrivarci in molti casi. Famoso falò di Ra, di Rau Bassa lì, cioè, come cazzo si fa? Io mi ricordo che stavo esplorando, ho preso un falò lì, una grazia, scusa, e poi ho detto sì, ci torno dopo qua, perché adesso stavo esplorando un'altra zona, e poi non mi ricordavo più che da quella grazia lì io dovevo andare avanti, e per andare in un posto non capivo come arrivarci, 700 volte la stessa strada. Poi arrivo e sulla mappa ci giravo intorno a sto cazzo di grazia che avevo preso. Però poi l'ho trovato.
quindi a livello di mappa l'ho gradito molto, nonostante le mie pezzie, e anche a livello di personaggi molto bello, l'ho gradito anche molto a livello di personaggi. Non ho apprezzato, devo dire la verità, tutta la parte relativa al boss finale, perché allora inizialmente non avevo capito io la portata del fandom del boss finale, penso che non sia neanche spoiler, comunque del boss finale non avevo capito che aveva quella che era così amato tanto da giustificare una sua presenza lì. Però qua ci sono stato io. Credo di sì. Comunque vabbè, non ho apprezzato il ritorno, avrei voluto qualcosa di diverso. Ecco. Ah, ma questo è dove ho trovato Pulcinella e c'era effettivamente un quadro di Pulcinella con la tela squarciata. Ok. Però anche la scena dopo il boss finale del DLC del Ring l'ho trovata veramente, cioè non capivo se avevo finito, era veramente poca roba. Però tutto il resto, cioè nel senso, mi quadra, non è una sparata troppo alta, vabbè, non è piaciuto a me. Non le faccio io le regole, cioè è come dire che non mi piace la storia del cappuccetto rosso perché poi il lupo muore, sì, che cazzo devi fare, l'ho fatta io la storia, no, l'avessi fatta io l'avrei fatta diversa, poi non è vero, però, cioè, ok, non facciamo noi le regole, non faccio io le regole, e niente. Ah, qua posso potenziare le maschere, ah, la maschera di Curtis, qua, aumenta la potenza dell'effetto della maschera, e com'è, che differenza fa? Fammela provare. La maschera di Curtis. Vediamo com'è. Potrebbe essere utile per... Cioè, vedi anche queste robe qua. Tante robe, cazzo, le maschere. Già sono tante. Di per sé, se ti chiedono di salire di grado tutto insieme, faccio un po' fatica. Mettiamo sul corredo 3 la maschera di Curtis. Anzi no, sul corredo 1 che non c'è un cazzo. Aumenti il tuo potere di stato ma subisci più danni da ogni tipo di colpo. Inoltre eseguire una parata perfetta. Ricarica i tuoi versi in maschera mentre sei stato in risveglio. Sinceramente non mi sembra particolarmente performante. Però la proveremo. Questa invece ti permette di infliggere più danni sferrando attacchi pesanti con le armi. Inoltre la tua potenza fisica aumenta mentre sei stato in risveglio. Ti dico, potenziare la maschera potenzia le statistiche? La velocità di carica, i danni inflitti sono tante, 3200 cucuzze, non sono ancora così. Lo stocco benedetto invece è quello che sto usando adesso, un stocco che non è uno stocco. E voglio investirci. Ho ancora
questa roba qua. Vediamo un po'. Basta, ho finito di investirci. Questa è più 4, questa è più 2, 163, no scusa, 147, la dissoluzione fa davvero ridicolo. Però fa più danno da grazia, ok, ok, ok. E il danno d'ardore aumenta. Va bene. Poi vabbè, devo fare un tentativo sulla maschera, voglio potenziare anche quella se posso, se ho abbastanza... Aumenta la potenza d'effetto della maschera, quindi più danni sferrando attacchi pesanti con le armi, la potenza fisica aumenta a momento sono stato di risveglio. Ti devo dire che non mi dice nulla. Questa è l'altra, scusa, questa? Inflitte dei versi in maschera a distanza, se siete svegli, banca di carica più versi in maschera. E questo, subisco più danni a ogni colpo, aumenta il mio potere di stato. Ah, perché ha delle richieste, l'assassino e l'ingannatore. Non ne potenzierò le maschere. Non le potenzierò. E quindi sono soddisfatto della mia esplorazione di quinta? Cripta del vecchio sovrano. Quando cazzo l'ho scoperta? Spazio inferiore, livello di quinta, campo degli andori. La stella di Maya. Ripartiamo dal monastero di Maya, ma lo facciamo in un altro momento, perché io adesso devo andare a dormire. Devo assolutamente andare a dormire. Va bene, signori. Ci salutiamo qui. Mi solo un attimo. Stanno cominciando a uscire le recensioni di Reinatis. Non so se mi spiego. Buonanotte Pirax e grazie per la compagnia. Non so quando proseguirò questo, cioè inoltre. In ogni caso, comunque, qualunque siano gli impegni miei e comunque la programmazione del canale, la trovate di sicuro su Instagram e di sicuro sulla scaletta di Twitch. Per il resto sono sicuro che il tirannico caporedattore saprà gestire la questione in modo tale da rendere più intelligibile possibile il programma che faremo. Probabilmente torneremo. E io con Enotria e magari anche con qualcos'altro settimana prossima, speriamo. Per il resto, sempre programmazione, sempre solite raccomandazioni, da qualche parte viene scritto quando streamiamo. Recensione di questo non sarà da parte mia, ma sarà parte del saggio Sbambone, che anche lui ci metterà le mani sopra e anche lui metterà nero su bianco quello che pensa, non quello che penso io, quello che pensa lui, sempre sotto nome Serial Gamer Italia, quindi comunque quello che penso io è quello che pensa lui, no, non è vero, non è assolutamente vero. Nel senso buono. E niente, quindi su Twitch per giocarlo, sul sito per la recensione. Giocarlo io, recensione Sbambone. In entrambi i casi sarà annunciata. Io vi annuncio la buonanotte. Buonanotte, grazie per la compagnia a tutti quanti, alla prossima. Bacio, un abbraccio, che cazzo che volete. Ciao ciao ciao. Come cazzo si esce di qua?